ricordato il generale della Chiesa con una messa nel 43° anniversario della morte. È stata celebrata ieri pomeriggio alla Chiesa del Santo Tommaso del Pantheon una messa per commemorare il 43° anniversario dell'eccidio del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, della moglie Emanuele Setti Carraro e dell'agente scelto della Polizia di Stato Domenico Russo. Alla funzione religiosa officiata da Don Massimo Di Natale, organizzata dalla sezione cittadina dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sono intervenuti il prefetto di Siracusa Raffaella Moscarella e il questore Roberto Pellicone, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello custode in carbone, il tenente Anna Aurora Bellaluna del comando provinciale della Guardia di Finanza. Hanno partecipato altresì numerosi soci e benemerite dell'Associazione Nazionale Carabinieri, una nutrita rappresentanza di aderenti dell'Associazione Lambadoria, anch'essa sempre sensibile e partecipa ai temi attinenti alla storia e la legalità, e molti cittadini che hanno voluto essere presenti a questo significativo momento. La commemorazione in conclusione è stata impreziosita dalla lettura di una nota riguardante la carriera del generale prefetto, con i sentimenti che la sua memoria tutt'oggi suscita nel cuore di tutti i carabinieri, e dall'intervento del prefetto che ha tenuto a ricordare come Dalla Chiesa considerava la mafia un fenomeno sociale e allora come oggi per contrastarla bisogna unirsi con coraggio, responsabilità ed efficacia. Il generale siede tra gli eroi che l'arma dei carabinieri ha donato al paese con il suo eterno sacrificio, ha sublimato un'esistenza interamente spesa al servizio della collettività e la via da lui tracciata rimarrà indelebile. Celebre la sua frase: certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli. Una persona veramente straordinaria, l'abbiamo sentito, in questi 42 anni continuiamo a ricordare praticamente la sua figura, la sua capacità operativa, il suo intuito investigativo, ma anche praticamente questa concezione della mafia come un fenomeno che va combattuto. Un fenomeno sociale che deve essere praticamente combattuto da tutta la collettività, e quindi questa secondo me è stata la, come dire, la cifra più significativa della sua azione e quello che ci ha lasciato anche come eredità spirituale, insomma, che dobbiamo portare avanti. E per noi la figura del generale della Chiesa è molto importante, sia come carabiniere sia come persona che ha dato tanto allo Stato e ai cittadini italiani. Per noi Carabinieri rappresenta un punto fermo di riferimento anche nell'ambito delle investigazioni, perché ha portato diverse novità in questo settore e che ancora sono molto, molto attuali. E ricordarlo per noi è estremamente importante, ricordare i valori che ha portato nel nostro ambiente, nella società, e questo ci fa ovviamente onore. L'occasione è stata anche la prima uscita pubblica del nuovo direttivo della sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa, eletto lo scorso mese di luglio e che risulta così composto: presidente Valentino De Iesa, vicepresidente Franco Caligiore, consiglieri Corrado Castelli, Francesco Passarella, Giuseppe Tina, Salvatore Gallo, Giovanni Spatola, Emanuele Di Mari, Giuseppe Caligiore.